Anastasio a Pesaro è possibile ammirare questo bellissimo presepe di ghiaccio realizzato dai fondatori dell'Accademia Italiana di Ghiaccio Artistico. 150 ore di lavoro e ben 5 tonnellate di ghiaccio utilizzate per costruire l'opera. Un presepe di ghiaccio dedicato ai pescatori di Mazara del Vallo da 100 giorni sequestrati in Libia. È il nuovo progetto promosso dal Comune di Pesaro e realizzato dagli artisti locali dell'Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio in collaborazione con Rivacold e Guerra Graziano SRL. Sarà esposto per tutte le festività natalizie in Piazza del Popolo, collocato in una struttura refrigerata lungo 8 metri e larga 2, la particolare natività di Pesaro è composta dalla scultura di un pescatore, messaggio di speranza e determinazione, e da altre tre figure raffiguranti altrettanti personaggi simbolo di Pesaro. Ci sono il pianoforte e la corporatura unica di Rossini a rappresentare la vocazione musicale di Pesaro, la tuba e la palandrana di Pasqualon, il cantore della rivalsa della poesia dialettale, la posa burbera di Ciclon a sottolineare l'accoglienza positiva e inclusiva del diverso. E nell'annunciare l'ultima statua dedicata al pescatore di Mazara del Vallo, il comune ha fatto sapere che è stata attivata anche una raccolta fondi nella pagina Facebook dell'amministrazione comunale, a cui sarà possibile partecipare con una donazione a sostegno delle famiglie dei pescatori. La cifra raccolta sarà versata sul conto corrente aperto dal comune di Mazara del Vallo. In questa settimana, in particolar modo della 70esima ricorrenza dei diritti umani, della Carta dei diritti umani, fosse importante dare questo messaggio. Quindi da oggi, da Pesaro, nasce anche questo ponte, che è un ponte che vorremmo sviluppare, al di là di questa casa umanitaria che speriamo possa avere soluzione presto, ma che in realtà vorremmo sviluppare anche con questa città straordinaria con cui siamo entrati in contatto per questa causa, ma che ovviamente entra nell'insieme delle relazioni che la città di Pesaro intende tenere con altre città d'Italia. Abbiamo accettato volentieri questa iniziativa che è stata fatta dal Comune di Pesaro, anche perché poi noi siamo proprio produttori di impianti per la refrigerazione, quindi ci sembrava proprio il caso di essere noi a partecipare a questa iniziativa, e anche visto il momento che stiamo vivendo tutti quanti col Covid, magari così di vivere in modo un po' più piacevole anche il Natale. Il tema principale era realizzare un presepe, però inserirci dentro qualcosa di molto nostrano. 40 blocchi di ghiaccio per un totale di circa 5 tonnellate di ghiaccio per realizzare questo presepe in ghiaccio. Il ghiaccio è cristallino, perfettamente trasparente, è un ghiaccio puro. Quante ore di lavoro? 150. Ci siamo dedicati non solo io e lui, ma anche un altro nostro collega, Francesco Carrer, che è venuto giù dalla provincia di Treviso. Come Accademia del Ghiaccio cercheremo di fare, magari di portare il ghiaccio a altri livelli durante il corso dell'anno.